ammaiare, sperate che è qua. E la grosse compagnie, tutto posterà allegria. La storia del paese, la tradizione e lo spirito del carnevale. Come ogni anno a Ripa Limosani torna la tradizionale mascherata. Temi attuali raccontati in chiave ironica e sagace. Per l'edizione 2018 la compagnia della Bottega della Mascherata ha deciso di portare in scena Revival volume secondo. Il meglio delle scene e dei personaggi delle edizioni precedenti che tra musica, colore e caricature hanno regalato ai tanti partecipanti sorrisi e divertimento. La scelta è caduta su Revival volume 2, l'abbiamo chiamato perché il primo era stato fatto nel 1996 da Mario Tanno, autore di tantissime mascherate. E la scelta è questa perché ci sono state tantissime mascherate, non era mai successo che tante mascherate si susseguissero, perché di solito c'è sempre un buco tra una e l'altra, si lascia sempre qualche anno, invece ultimamente ci sono stati anni molto importanti, molto prolifici, e proprio per omaggiare chi si è impegnato per tutto questo abbiamo deciso di riproporre gli sketch e i canti più importanti di questa manifestazione che portiamo nel cuore. La mascherata, una vera e propria commedia itinerante, propone la scena in cinque posate, cioè in cinque diversi posti del paese, questo anche per celebrare il patrimonio paesaggistico locale. Ma la mascherata è un vero e proprio spettacolo popolare viaggiante, chiamiamolo così, perché parte dalla zona nuova del paese per arrivare nelle viscere del paese vecchio. L'allegria, la festa come ingredienti di quella complicità vincente di ciò che è un momento di condivisione per il carnevale di Ripa Limosani. Manifestazione importantissima per il paese, possiamo dire, affermare sicuramente l'evento più atteso dell'anno, perché veramente, come dicevo prima, coinvolge tutti, è una festa di paese, è una festa di tutti. E diciamo che grazie a questi nuovi ragazzi la festa si sta spostando, anche coinvolgendo sempre di più le persone che vengono dai paesi limitrofi, quindi ci stiamo facendo conoscere. Dalla passione.